Originale esposizione di 7 artisti nei locali dell'ex cinema Astra Bressanone fino al 15 giugno, l'arte della libertà, questo è il titolo dell'esposizione che punta a essere laboratorio interattivo e occasione di discussione pubblica. In questi giorni all'ex cinema Astra di Bressanone ospita una mostra davvero particolare, andiamo a scoprirla. Una mostra che diventa laboratorio interattivo e occasione di discussione, uno spazio dove il pubblico entra in contatto con l'arte in modo diretto e partecipativo. Questo è il progetto L'Arte della Libertà, nato nell'ambito della terza conferenza internazionale Think About More, giornate della sostenibilità, su iniziativa di Terra Institute, Centro Convegno Abbazia di Novacella, LUB, Università di Innsbruck e Centro Regionale di Competenza per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. L'inaugurazione nei giorni scorsi nei locali che ospitavano il cinema Astra, spazi del periodo fascista posti sotto tutela e che ora potrebbero diventare centro della cultura. 7 in tutto gli artisti che hanno plasmato le proprie opere riflettendo su cosa possa significare arte della libertà. Obiettivo della mostra porre l'accento sulla capacità dell'arte di mettere in discussione lo status quo e di avviare una riflessione intorno alle domande. Così l'esposizione diventa occasione di discussione pubblica il 7 giugno alle 20 sul tema Versum Manifesto, manifesti d'arte, performance e condotte sostenibili. Ma la mostra si trasforma anche in laboratorio interattivo. Ogni visitatore è invitato a lasciare la propria traccia sui muri del workshop permanente ospitato nella sala del seminterrato. E poi c'è l'arte come energia che si trasforma. Il pubblico può pedalare e produrre energia, ma anche fare riprese che si uniscono in un video che diventa esso stesso opera. Una mostra dove voi siete i veri protagonisti. Per visitarla c'è tempo ancora fino al 15 giugno.